Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Questo video è una collaborazione con il sito hobby.it. Hobby è un sito che si occupa della vendita di ogni sorta di accessorio o filato per realizzare qualsiasi progetto sia ad uncinetto che a maglia. Mi hanno contattato per mandarmi un po' di gomitoli per realizzare un progetto per voi e devo dire che sono rimasto veramente colpito dalla qualità dei gomitoli perché sono molto morbidi e facili da lavorare. Difatti, come potrete vedere, la resa finale sarà veramente ottima. Sul loro sito potrete trovare tutti gli accessori come uncinetti, bottoni, aghi da lana, occhietti o nasini per amigurumi. Occhietti che mi hanno inviato ma che non andremo ad utilizzare per questo tutorial perché sono troppo grossi, ve li faccio vedere più da vicino, quindi andrò ad utilizzarli per un altro progetto. Quindi nel tutorial di oggi andremo a realizzare questo meraviglioso koala in amigurumi. Ho utilizzato tutti i colori che mi hanno mandato per farvi vedere la resa che hanno. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere tramite mi piace e commenti qui sotto. Sotto nell'info box vi lascerò il sito di hobby.it e vi lascerò anche tutti i link dei materiali che mi hanno mandato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina di notifica per non perdere tutti i prossimi video e adesso vi lascio alla lista dei materiali. Bene, inizierò il mio pupazzo andando a creare la testa. Nel mio caso userò una pallina di polistirolo, ma se non l'avete potete semplicemente andare a fare la lavorazione normale e poi infine andare ad imbottirla. Quindi vado ad iniziare la testa con il grigio chiaro con un anello magico di 6 maglie basse. Terminate le 6 maglie basse, stringo il filo e chiudo così l'anello magico. Nel prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Bene, terminato il giro, nel prossimo andremo a fare una maglia bassa e un aumento. Andremo a ripetere una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato anche questo giro, il prossimo lo faremo con 2 maglie basse e un aumento. Anche in questo caso ripetiamo 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Adesso nel prossimo giro ancora faremo 3 maglie basse e un aumento. Andremo a ripetere 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Terminato il giro, adesso andremo a lavorare 4 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Dopodiché terminato il giro, andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti e andiamo a lavorare 5 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 5 maglie basse e un aumento fino alla fine per un totale di 42 maglie basse. Terminati tutti i miei giri di aumenti, adesso per i prossimi 8 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi terminati i miei 8 giri di maglie come si presentano, procedo con le diminuzioni. Quindi nel prossimo andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo ad inserire la nostra pallina nella lavorazione. Se non ce l'avete non fa niente, potete saltare questo passaggio.
Quindi a questo punto andiamo a mettere la nostra lavorazione da parte perché ci andiamo a dedicare temporaneamente alla realizzazione degli occhietti. Quindi con il filato bianco andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Terminate le 6 maglie basse, stringiamo il filo e nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Adesso andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e così abbiamo finito il primo occhietto. Allo stesso modo ne andremo a fare un altro uguale e quindi a questo punto possiamo andare ad inserire il nostro occhietto di sicurezza. Non lo andiamo a mettere al centro dell'anello magico ma spostato un po' di lato in questa posizione. Dopodiché stessa cosa facciamo con l'altro occhietto. Quindi adesso prendiamo la nostra lavorazione bianca con l'occhio e la andiamo a posizionare nella lavorazione. Quindi in questo modo lo inseriamo e andiamo a fissarlo sul retro. Vado a mettere anche l'altro occhietto a distanza di 2 o 3 maglie e quindi in questo modo ho fermato completamente i miei occhi. Adesso se avete una pallina di polistirolo dobbiamo inserirla di nuovo all'interno e continuare a lavorare intorno alla lavorazione, invece se non avete la pallina potete continuare a lavorare e alla fine imbottirete la lavorazione. Quindi nel prossimo giro andiamo a fare 4 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 30 maglie basse. Adesso nel prossimo giro facciamo 3 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andiamo a fare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 18 maglie basse. Bene, a questo punto se non avete la pallina di polistirolo potete procedere con l'imbottitura della vostra lavorazione. Quindi adesso nel prossimo giro vado a fare una maglia bassa e una diminuzione che ripeto fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Dopodiché andremo a fare l'ultimo giro e andremo a fare 6 diminuzioni, dopodiché chiudiamo il buchino che ci rimane con qualche punto d'ago. Bene, adesso abbiamo finito la testa con i nostri occhietti e passeremo adesso alla realizzazione delle orecchie. Quindi avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse tiriamo il filo e nel prossimo giro facciamo un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Nel prossimo giro ancora adesso facciamo una maglia bassa e un aumento. Ripetiamo una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, terminato il giro, adesso per i prossimi 4 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi andiamo a fare 4 giri da 18 maglie basse. Terminati tutti i giri, vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia, dopodiché possiamo fermare il filo. Allo stesso modo andremo a fare un altro orecchio uguale. Adesso andiamo a fare le palpebre ed andiamo a fare 2 catenelle, dopodiché ne facciamo un'aggiuntiva, saltiamo la prima e nella seconda lavoriamo un aumento. Dopodiché abbiamo un'altra catenella e anche in questa andiamo a fare un aumento. Adesso facciamo una catenella, rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare le 4 maglie che abbiamo appena fatto.
di nuovo una catenella, rigiriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo le 4 maglie basse. Fatte queste maglie dovremo andare a lavorare intorno tutta la lavorazione, quindi vado a fare un'altra maglia bassa nello stesso punto per rigirarmi, dopodiché vado a fare una maglia bassa sul lato, dopodiché nelle due catenelle che abbiamo qui sopra andiamo a fare un aumento nella prima catenella e un aumento anche nella seconda catenella. Fatti questi due aumenti, ritorno sul lato della lavorazione, vado a fare due maglie basse. Dopodiché posso chiudere con una maglia bassissima nella primissima maglia. In questo modo abbiamo realizzato la prima palpebra e allo stesso modo ne andremo a fare un'altra uguale. Ripeteremo lo stesso passaggio anche con il bianco, faremo gli stessi pezzi perché li useremo come interno delle orecchie. Adesso andiamo a fare il muso, con il grigio scuro abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel prossimo giro adesso stringiamo e nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia, dopodiché il nostro musino sarà completato. Adesso andiamo a realizzare i ciuffetti, quindi andiamo a fare 5 catenelle, saltiamo la prima e a partire dalla seconda andiamo a fare una maglia bassa in ognuna delle catenelle, quindi ci usciranno 4 maglie basse. Adesso andiamo a fare 6 catenelle. Fatte le 6 catenelle rigiriamo il lavoro e nella prima maglia andiamo a fare una maglia bassissima. Dopodiché adesso andremo a fare 8 catenelle. Fatte le 8 catenelle andiamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima. Adesso ancora una volta andiamo a fare 6 catenelle. Fatte le 6 catenelle, vado nella prossima maglia e faccio una maglia bassissima. Adesso per l'ultima volta vado a fare altre 6 catenelle. E vado nell'ultima maglia a fare una maglia bassissima. Dopodiché posso chiudere la lavorazione. Bene, ho fatto il mio primo ciuffetto e allo stesso modo ne andiamo a fare un altro identico. Adesso passeremo alla realizzazione del corpo e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse stringiamo il filo, dopodiché nel prossimo giro andiamo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Facciamo un aumento in ogni maglia fino alla fine per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo vado a fare una maglia bassa e un aumento. Andrò a ripetere una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Nel prossimo giro ancora vado a fare due maglie basse e un aumento. Vado a ripetere due maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Adesso prossimo giro ancora vado a fare 3 maglie basse e un aumento. Ripeto 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse.
Terminato anche questo giro, nel prossimo vado a fare 4 maglie basse e un aumento. Ripetiamo 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Bene, adesso andiamo a fare nel prossimo giro ancora 5 maglie basse e un aumento. Ripeteremo 5 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro, stavolta per un totale di 42 maglie basse. Terminato il giro, adesso per i prossimi 4 giri andremo a lavorare le maglie così come si presentano, quindi per i prossimi 4 giri lavoreremo 42 maglie basse. Adesso abbiamo finito i nostri giri di maglie come si presentano, andiamo a fare nel prossimo giro 5 maglie basse e una diminuzione. In questo modo ripetiamo 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse. Bene, adesso nel prossimo giro andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi lavoreremo le 36 maglie basse che abbiamo appena ottenuto. Nel prossimo giro ancora faremo 4 maglie basse e una diminuzione. In questo modo ripetiamo 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse. Bene, terminato il giro, adesso nel prossimo andiamo a lavorare le maglie come si presentano, quindi lavoriamo le 30 maglie basse che abbiamo appena ottenuto. Adesso nel prossimo giro ancora andiamo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine per un totale di 24 maglie basse. Terminato questo giro, adesso per i prossimi 3 giri andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi per 3 giri lavoreremo queste 24 maglie basse. Terminati i miei 3 giri di maglie come si presentano, adesso vado a fare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripetiamo 2 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Bene, adesso ho finito tutto, vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e il corpo sarà finito. Sono andato anche ad imbottirlo e questo sarà il risultato. Bene, adesso andiamo a fare le gambe e nell'anello magico facciamo 10 maglie basse. Stringiamo il filo e nel prossimo giro andiamo a lavorare un giro di maglie come si presentano, però in costa retro, quindi andremo a prendere solamente il filino posteriore delle nostre maglie. Quindi procediamo in questo modo facendo un giro di maglie come si presentano in costa retro. Bene, terminato questo giro, adesso per i prossimi 9 giri lavoreremo le maglie come si presentano, stavolta prendendo le maglie normalmente. Quindi procediamo con i nostri 9 giri di maglie come si presentano. Bene, terminati i miei 9 giri, adesso vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e chiudo la mia lavorazione. Dopodiché vado anche ad imbottire un po'. Quindi ho fatto la mia prima gamba, allo stesso modo vado a fare la seconda.
Adesso per fare le braccia vado ad avviare 8 maglie basse nell'anello magico, dopodiché stringo il filo e adesso per i prossimi 10 giri andremo a ripetere le maglie come si presentano, quindi facciamo 10 giri da 8 maglie basse. Terminati i miei giri, ho fatto una maglia bassissima nella prossima maglia e allo stesso modo vado a realizzare un altro braccio identico. Adesso con il filato blu dobbiamo andare a fare il pantaloncino, quindi andiamo ad avviare 42 catenelle. Fatte le 42 catenelle le vado a chiudere a cerchio, dopodiché vado a fare una maglia bassissima nella primissima maglia. Fatta la maglia bassissima, adesso faccio una catenella e vado a lavorare semplicemente una maglia bassa in ognuna catenella fino ad arrivare alla fine. Quindi proseguiamo in questo modo con un giro di maglie come si presentano sulle catenelle. Fatto il mio primo giro di maglie come si presentano, adesso per i prossimi 3 giri andremo di nuovo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi in totale sulla lavorazione dovremo ottenere 4 giri di maglie come si presentano. Ho terminato tutti i miei giri, adesso dobbiamo dividere la lavorazione a metà, quindi vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e come vedete dobbiamo ottenere i due spazi per le gambe, quindi dobbiamo dividere il lavoro esattamente a metà. Adesso andiamo a fare 8 catenelle. Le 8 catenelle vado a fare la metà di 42, quindi vado a contare 21 maglie basse. Bene, ho contato 21 maglie basse, nella 21esima mi vado ad attaccare con una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a lavorare i buchi separatamente, quindi vado a lavorare questo alla mia destra, quindi faccio una catenella e vado ad iniziare lavorando sulle catenelle, quindi faccio semplicemente una maglia bassa in ciascuna catenella. Quindi lavorate le maglie sulle catenelle, vado ad attaccarmi sul resto della lavorazione e vado a fare le maglie basse come si presentano fino ad arrivare alla fine del giro. Bene, adesso sono arrivato alla fine, vado a continuare, quindi vado a fare un altro giro di maglie come si presentano. Bene, quindi in totale ho fatto 2 giri di maglie come si presentano, vado ad attaccarmi nella prossima maglia con una maglia bassissima, dopodiché vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, mi attacco in un punto qualsiasi e vado a lavorare le maglie come si presentano tutto intorno per un totale di 2 giri. Bene, a questo punto abbiamo finito le gambette del nostro pantaloncino, dopodiché adesso dobbiamo andare a lavorare le costine che abbiamo qui sulla parte superiore. Quindi ci attacchiamo con una maglia bassissima in una costina qualsiasi e andiamo a fare una maglia bassa in ognuna delle costine. Quindi siamo partiti all'inizio con 42 catenelle, dovremo andare a recuperare 42 maglie basse. Bene, arrivati a questo punto ho finito il mio primo giro, adesso per un altro giro vado a lavorare le maglie come si presentano.
Terminato questo giro, vado a fare una maglia bassissima nella primissima maglia che ho fatto, dopodiché ho finito il mio pantaloncino. Bene, adesso ho tutti i pezzi che mi servono e passeremo alle cuciture. Inizieremo dagli occhi che abbiamo già fissato sulla lavorazione, quindi con l'ago andiamo semplicemente a fissarli vicino alla nostra faccia. Cuciti gli occhi, passerò alle palpebre che vado a mettere in questa posizione. Allo stesso modo sono andato a cucire anche il naso e vado a mettere le orecchie. Messe le orecchie ho anche cucito la parte bianca all'interno e così vado a cucire il corpo in questa posizione. Allo stesso modo vado a mettere i ciuffetti sia a destra che a sinistra. Ho attaccato già le gambe e allo stesso modo vado ad attaccare le braccia in queste posizioni qui. Una volta terminate le cuciture, ecco il risultato. Dopodiché ho messo il pantaloncino al mio koala e questo è il risultato. Spero veramente che vi sia piaciuto. Ringrazio veramente il sito hobby.it che mi ha regalato questi meravigliosi filati per realizzare questo bellissimo koala. E adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!